pare che nel quartiere si è sparsa la voce. Di cosa? Di Bruno Sacchi che fa lezioni di guida. Oh, hanno messo il coprifuoco, stanno tutti tappati in casa finché non passa l'allarme. Ma come siete maligni? Invece di prenderlo in giro dovreste aiutarlo. Bruno ha veramente bisogno di una macchina. Pensate che tragedia abitare in borgata. Perché? Perché non ci sono cinema di prima visione, non ci sono negozi alla moda, non c'è il parrucchiere. E allora serve la macchina per evadere. Ma scusa, non si può evadere anche in bicicletta? Veramente di solito si evade con la fune. E smettetela di fare i cretini. Sharon ha ragione. Bisogna aiutare Bruno a prendere la patente. È un gesto di coscienza civile. Eh no, di incoscienza civile. Quello se mette i piedi sull'autostrada gli fa nascere un casino di tamponamento da qui a Sasso Marconi. Così poi lo arrestano per stragi e associazione a delinquere. Ma che esagerazione. Non è mica così difficile prendere la patente. Esatto. Basta un po' di tenacia e di applicazione tecnica. Per esempio, quando la prendevo io, guidavo uno o due cavalli e l'istruttore che si è buttato dalla macchina in corsa e si è messo a gridare aiuto, uno dei cavalli si è messo a guidare. Quanto sei cretino. Carino. Ecco, bravo, adesso ripassiamo un po' di educazione stradale, eh? Innanzitutto dagli un colpo a questo morto di sonno. Ma che aspetti, dagli un colpo! Di clacson. Ma te che è un colpo di crick? Ecco, bravo, ora supera, supera. Ora così, tranquillo. Saluta come ti ho insegnato. Perfetto. Oh, mo sta attento, eh. Attento, c'è la curva nord-est, entra la curva la signora. Cavuccio, come sono andato? La favola, l'hai pennellata. L'hai vista quella macchina? Quella là, sì. Ma dico quella! Sì, sì, l'ho vista, l'ho vista. Oh, madonna mia! Oddio, il professor mio italiano! Sto mettendo faccio indietro, vamo! Parti, parti! Madonna, fermati! Fermati, delinquente! Mannaggia, ma proprio lui, oh, ma come mai? È questione di fini. Eppure quello mi sembrava... Guardate, guardate che mi hanno combinato. Disgraziati, disgraziati. Quasimodo, con la poetica, urtò violentemente contro la tradizione. Sacchi. Mi dico una cosa, per caso lei guida? No, professore, non mi permetterei mai. È sicuro? Ma certo, io posso giurare. Guardi, c'ho addirittura la tessera del treno io. Ma, ci accomodi. Grazie. Dicevo, come scrive il critico Cecchi, nel poeta si nota un'attrazione per la vita interiore. Egli si distinse dalla retroguardia culturale operando una commistione poetica. E per la spinta che dette alla tematica sociale gli fu attribuito il premio più ambito, ovvero il Nobel per la letteratura. Sacchi, lei invece che cosa sta scrivendo? Sto prendendo appunti, professore. Ah sì, e sentiamo quello che ha scritto. Come dice il critico Diesel, il poeta alla trazione anteriore ingannò la retromarcia culturale e fece una combustione poetica. Poi, grazie allo spinto erogeno, gli fu dato il premio più ambito. Sì, la coppa dell'olio. Silenzio! Ma l'ha letto mai Quasimodo? Sì. Ha studiato la poesia sua più nota, quella che l'ha reso famoso? Ed è subito sera. Silenzio! Avanti, Sacchi, è facile. Ed è subito... Ed è subito al pista! Sacchi! Tre! Per il momento ci è salvato. Ricreazione, riprenderemo dopo con il latino. Si avvicina l'esame di guida, Bruno? Infatti, non mi metto di nuovo la piaga per la rossetta, prego. Dai, sta tranquillo. Mi raccomando, avvisaci quando sarà il grande giorno. Con lui in giro sarà meglio che non la prenda la moto. Forza, Bruno! Pensa che bello quando avrai la macchina. Potrai portarmi dal parrucchiere, in discoteca, a fare delle spese, in giro, insomma. Ma io mi ha la patente, mica la licenza da arsinano. Su, Bruno, non fare così. Chi studia non ha nulla da temere. A noi, per esempio, la patente, no? Non ci ha mai fatto paura, mai proprio. Nemmeno quando ci avete attaccato sopra le vostre foto. Quanto sei cretino. Carino.
Coraggio, Bru, presto ci farei mangiare la polvere a tutti. Io già te vedo. Come vedo male. Tieni, Bruno, questa poesia l'ho scritta apposta per il tuo esame di guida. Ah, come si intitola? Amiare con torte. Guarda, è molto carina. Basta che pensiero che ci ha avuto Benedetti. Questo è il fratello di Tisini. Mi sembra da sta scuola.